Alla vigilia della sfida al Foggia incontriamo mister Baldini, tutti convocati per la trasferta lunga. Mister, rimarrete fuori sede per preparare anche la gara successiva, quella con l'Avellino, infrasettimanale, il recupero, dicevamo, tutti convocati, l'eccezione di Russotto. Sì, Andrea purtroppo ha avuto un risentimento durante la partita giocata qui in casalinga col campo basso negli ultimi minuti, un risentimento muscolare e dobbiamo fare ulteriori accertamenti e mi dispiace molto perché Andrea è un giocatore importante per questa squadra. Quindi aspettiamo risposte da un'ecografia che verrà fatta lunedì. Perderà lunedì per via degli impegni con la nazionale Under 20 Moro e Greco. Sì, da un lato, se da un lato c'è grandissima soddisfazione perché in questa nazionale ci sono tre giocatori di Serie C, due sono del Catania e quindi c'è grandissima soddisfazione, ma il discorso si potrebbe ampliare su la prima convocazione di Boriello a Parma, si potrebbe ampliare su Flavio Russo che sta giocando degli spezzoni importanti di partita, è un ragazzo del 2004, si potrebbe focalizzare su Simonetti, Cataldi, Bianco che domenica è entrato, Pino che è sempre a disposizione. Il lavoro che è stato fatto sotto questo punto di vista è un lavoro importante. Di contro c'è un rammarico che è quello che le date delle partite delle nazionali sono stabilite da mesi e quella con l'Avellino è un recupero che ci viene messa in una data di una partita della nazionale Under 20 e quindi c'è un rammarico grosso perché secondo me è semplicemente una questione di organizzazione visto che non è una data di campionato ma è un recupero. E noi avevamo individuato, noi e l'Avellino dopo la gara avevamo individuato una data ben precisa e che andava bene a tutte e due le squadre per poter recuperare la partita, quindi c'è questo rammarico. Le domande inoltrate dai giornalisti. Salvo Emanuele per calciocatania.com, sempre attento alle ricorrenze, sottolinea che oggi 19 marzo è il giorno del suo primo compleanno sulla panchina rossa-azzurra. Al di là delle tantissime difficoltà, soprattutto legate alle vicende societarie, sceglierebbe ancora Catania e se sì, perché? Oggi è il 19, è un anno veramente, non ce l'ho neanche pensato, è un anno che io sono arrivato a Catania. La risposta è veramente semplice, scontata, e cioè sì. Ho detto l'altra settimana in un'intervista che Catania mi ha dato tantissimo come uomo, mi ha fatto crescere, perché caratterialmente se uno dei miei difetti che mi hanno sempre riscontrato è un caratteraccio, un toscanaccio, con un caratteraccio, hanno sempre detto di me. E quindi sono migliorato sotto questo punto di vista perché tante volte ho riflettuto invece di agire distinto. Mi sta dando tantissimo come allenatore perché ho trovato un gruppo di ragazzi che si è messo completamente a disposizione e che mi fa lavorare benissimo. Quindi assolutamente sì, ho conosciuto una piazza incredibile, come quella di Catania, una tifoseria altrettanto incredibile e quindi lo rifarei immediatamente. Riflessioni sulla gara d'andata, Salvo Emanuele stesso le chiede nella classifica dei rimpianti quale posto occupi quella partita, Giovanni D'Antoni invece le chiede un paragone fra quella che sta per arrivare, quella di ritorno e la gara d'andata stessa e infine Giuliano Spina chiede se intende sfruttare il gioco di rimessa. Non siamo proprio due allenatori, io e Zeman, che sfruttano le ripartenze o il catenaccio, cioè chiudersi dietro e ripartire in contropiede. Però ci può stare, ormai il calcio è diventato che ci sono fasi della partita dove attacchi alto e dai pressione, ci sono fasi della partita dove subisci la pressione avversaria e devi essere molto bravo a contenerla. Sarà sicuramente una partita sotto questo punto di vista dai due volti, ci saranno momenti che il pallino del gioco ce l'avrà il Catania per caratteristiche, ma ci saranno dei momenti dove assolutamente ce l'avrà il Foggia e noi dovremo essere molto bravi a capire la partita. La prima domanda. La gara d'andata, rimpianti? Forse al primo posto perché giocavo contro Zeman, perché la squadra aveva
fatto una buona partita, aveva creato diverse occasioni da gol, ci ha condannato un errore singolo al 94esimo e quando è andato dentro quel calcio di rigore, come si suol dire, ho rosicato parecchio come tanti. Quindi se non è al primo posto, sarà tra primo e secondo posto se la giocano quella partita e quella col Bari in casa. Sempre Giovanni D'Antoni per la Sicilia. Contro Vibonese Campobasso la sua squadra ha subito due reti alla prima e unica occasione degli avversari, appurato che il Foggia detiene il secondo miglior attacco del campionato. Quanto tempo ha dedicato alla fase difensiva per questa sfida? Purtroppo poco. È vero che il Foggia detiene il secondo miglior attacco, noi deteniamo il terzo e quindi no, a parte gli scherzi, ho trovato pochissimo tempo, abbiamo giocato giorni fa, il tempo, il meteo non ci ha sicuramente avvantaggiato, non ci ha dato tanto tempo per lavorare, per stare fermi in campo e per lavorare su determinate cose, però in questo momento la fase di non possesso la squadra la sta facendo bene, nonostante abbiamo preso questi due gol, però li abbiamo presi come dice la domanda, sulle uniche occasioni concesse, quindi mi viene da dire che i ragazzi siano pronti a preparare questa partita. Damiano Tucci per la casa di C, cosa è lecito aspettarsi da questa gara data l'incredibile mole offensiva che caratterizza la vostra proposta di gioco? La nostra proposta di gioco è la proposta di gioco del Foggia. È una partita aperta, è bella, è una partita bella, giocata tra due squadre che sanno giocare a calcio, giocata in uno stadio vero, davanti a una tifoseria sicuramente importante, è partita vera e sono partite che noi allenatori non facciamo tanta fatica a prepararle sotto il punto di vista caratteriale, perché si preparano da soli. Dobbiamo avere la forza di controbattere a ogni loro attacco. Sicuramente quella del Foggia è una squadra che sta bene fisicamente, so il mister, l'ho avuto, so quanto lavora sotto quell'aspetto, ma anche noi siamo una squadra in salute, quindi mi aspetto che, come ho detto prima, una partita dei due volti. Sarà un momento dove il pallino se l'avrà il Catania e un momento dove l'avrà il Foggia. Noi dovremo essere molto bravi in quella circostanza. Che idea si è fatto delle dimissioni del direttore? Quanto è stato ed è importante per lei il gruppo sapere di poter contare sulla sua figura? Penso che il direttore abbia fatto una cosa dovuta, ma io sono stato molto chiaro sotto questo punto di vista e non ho nessun timore a ribadirlo oggi. Io arrivo in fondo con le persone che sono state nella barca con me, e quindi arriverò in fondo. Il direttore, arriverà in fondo naturalmente con questi ragazzi incredibili, arriverà in fondo con le persone che hanno lavorato con me e per me in questa stagione, e questo è fuori da qualsiasi discussione. Non accetterei in questo momento stravolgimenti, quindi penso che la mia risposta sia abbastanza chiara. Ultima domanda proviene da Foggia, Maria Assunta Scelsi per Mitico Channel. Catania e Foggia, due squadre che stanno vivendo entrambe vicissitudini societarie, Catania e Foggia che nelle ultime 5 gare, nonostante tutto, hanno raggranellato rispettivamente 10 e 8 punti. Come noto, Zeman riesce a tenere unito lo spogliatoio del Foggia, osserva la collega, vuole dirci come ha fatto lei per dare serenità al suo Catania? Ma penso che le strategie di Zeman siano molto simili alle mie, e cioè il privilegiare il calcio prima di qualsiasi cosa, il privilegiare la passione del calcio che abbiamo prima di qualsiasi altra cosa. Ripeto, io Zeman l'ho avuto, lo stimo in maniera incredibile, prima come persona e poi come allenatore. È un maestro su tutti i punti di vista, è stato un maestro ed è un maestro di vita. E quindi penso che le armi siano le stesse, e quindi prevale la passione nel nostro lavoro, la passione del campo, la passione, io ho sempre definito, di far rotolare il pallone e assistire tutte le scuse, tutti gli alibi che ci possono essere, e la fortuna di allenare giocatori che hanno questo dentro, perché se non avessimo la fortuna di allenare giocatori che hanno dentro la passione del lavoro che fanno, sarebbe tutto più complicato.